che la tua relazione a mio avviso guarda, senza essere messo sotto tortura. No, è una delle, diciamo, delle relazioni che è intrinseca di storia. Bene, allora prima di tutto vi ringrazio, il Tizio, e anche per lui ho messo questa fotografia che non so qualcuno forse già conosce, di queste bellissime case americane, con detto ricoperte di fiori bellissimi. E noi abbiamo lavorato con piante che forse non sono, forse un po' neanche, non sono piante con dei bei fiori che sono stupendi, e in effetti l'unità operativa di Napoli aveva questo scopo, questo obiettivo, e si poneva in ottica di collaborazione soprattutto con l'unità di Margherita e l'unità di Bari. Il concetto che noi abbiamo portato avanti in questo fatto è che le specie vegetali impiegate negli spazi aperti possono essere utilizzate anche per altri importanti ruoli, oltre ad essere barriere e piante ornamentali. E questo secondo me è un messaggio che deve essere detto ai nostri amministratori, a coloro i quali non ne hanno conoscenza. E questi sono i due che io reputo, che noi abbiamo reputato insieme ai colleghi più importanti. Possono biorisanare l'ambiente urbano. Per esempio il potos, tanto per dire una, assorbe moltissimo con la benzina. Quindi regalate il potos ai vostri amici che eventualmente hanno una stazione di servizio, e quindi risanare l'ambiente sia da inquinanti organici che inorganici, e poi esse possono essere anche considerate dei biomonitor. Quindi piante particolarmente eventualmente fragili, usatemi questa cosa. Dal punto di vista genetico possono essere utilizzate proprio per poter biomonitorare l'ambiente, come per esempio attorno alle centrali nucleari si mettono sempre delle piante ad alto fusto, proprio perché sono le prime che perdono le foglie, quindi bisogna usarle sempre verde, perché se si usano piante a foglie che non c'è qualche problema, sono le prime a perdere le foglie, quindi a essere da biomonitor per eventuali fuochi radioattivi. Ma non era questo meramente il nostro compito. Abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione su che cosa? Sull'allevamento in presenza di compost derivante da fanghi urbani e sull'allevamento in presenza di inquinanti urbani in senso genetico. I siti delle sperimentazioni sono stati quindi un campo sperimentale dell'Università di Bari, non situato però in città, un sito cittadino e il CRA di Bragheria, e le serre del nostro dipartimento. E vi dico solamente l'acronimo, perché il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Terra, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali. Ci mancano solamente gli UFO, ma questo dobbiamo ormai essere tutti vicini vicini, come dicono per fare. Le analisi di carattere biometrico e fisiologico hanno riguardato l'altezza, il peso fresco e il peso secco di foglie basali, mediane e radicali, le piante che voi vedrete, e poi la clorofilla. Ancora una volta questo tipo di attività è stata svolta in collaborazione, poi lo diremo. Quello che abbiamo sempre fatto su foglie basali, mediane e radicali, è però un'analisi che non era presente negli altri gruppi che facevano parte dell'Arco Verde, ovvero sia l'analisi dello ionoma e l'analisi di genotossicità. Mi scuso per quelli che avranno già visto qualche diapositiva introduttiva, perché ci sono delle persone nuove, forse dare qualche spiegazione poteva essere utile. Per quanto riguarda lo ionoma delle piante, noi abbiamo una collaborazione molto stretta con l'Enea di Portici, che hanno una particolare macchina che si chiama il CPMS, che consente, prelevando dei campioni e trattandoli opportunamente per mineralizzarli, di poter determinare un numero abbastanza considerevole di ioni. Noi abbiamo studiato 21 metalli. Lo studio dei 21 metalli, voglio sottolineare, deriva dal fatto che la macchina già in mobile, tutta una serie di cose. Allora noi come ricercatori cerchiamo di prendere tutti i dati possibili, è chiaro, ma perché oltre al discorso che ho fatto prima della eventuale utilizzazione delle piante in campo di fitorisanamento, era anche interessante che i fisiologi nel nostro gruppo, abbiamo la dottoressa Margherita Gabriele De Piazza, che voi forse avete già conosciuto, che è proprio una fisiologa molecolare vegetale, era molto interessata anche ad altri elementi, e quindi questo per avere una tabella. Comprenderete però bene che lavorare su 21 elementi, già questo mi dice che la quantità di dati in output è incredibile.
poiché tra l'altro si devono fare delle medie, è chiaro che la statistica normale, quella che noi impieghiamo per fare un approccio di questo genere, è ritenuta del tutto insufficiente. E questo vi spiega perché poi il lavoro è ancora in corso proprio per l'analisi, per le analisi dei metalli, oltre per il discorso proprio pratico dell'uso della macchina. Per quanto riguarda i marcatori di genotossicità, ce ne sono vari in letteratura, ce ne sono tantissimi. Abbiamo cercato di sfruttare quelli che più ci potevano essere utili per questo tipo di sperimentazione e abbiamo pensato ai marcatori rapid, che come vedete in questa parte della diapositiva mostrano a seconda del numero e posizione delle bande eventuali polimorfismi. E per quello che abbiamo studiato è proprio il polimorfismo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una pianta rispetto ad un'altra o una foglia rispetto ad un'altra foglia ha delle alterazioni che sono di tipo genetico, ancorché queste alterazioni che presente raramente o quasi mai sono trasmesse alla progenie. Sono solo delle alterazioni che però sono un sintomo di un danno e quindi ci danno la possibilità di studiare il danno. Abbiamo selezionato 12 primer per l'amplificazione genetica di 10 coppie di biasi, utilizzando tra l'altro quello che era stato pubblicato da parte di un altro ricercatore. La parte della ricerca che è stata fatta a Napoli nella sintoma non mi ricordo i dati, non perché sono cattivo, perché non ci sono, ma perché ancora una volta mi piaceva in questo consesso dare soprattutto una soddisfazione, consentitemi di dirlo, ai colleghi sia di Bagheria che di Bari con i quali abbiamo collaborato. Ma noi comunque abbiamo lavorato su Bitmoon, Bitmoon e la Limione, utilizzando un sistema di cultura controllata in camera di crescita, sia in termite che in suolo, e innaffiando, somministrando una soluzione di controllo e una soluzione invece contenente elementi minerali che sono chiaramente tossici, vengono considerati tossici anche per l'uomo, per vedere proprio la caratteristica di queste piante, se hanno una caratteristica fitoresistente. Per quanto riguarda le spese cerchiate in presenza di compost, abbiamo deciso con i colleghi di Bari di focalizzare la nostra attenzione sulla filirea e sull'oleandro. Quello che noi abbiamo fatto, abbiamo saggiato due tesi, che sono due substrati differenti provenienti da, ripeto ancora una volta, da fanghi urbani, compost da fanghi urbani. Questi due substrati sono risultati all'analisi chimica differenti tra di loro, differenti anche per quanto riguarda i metalli pesanti, soprattutto nichel e cobalto, e soprattutto l'S1 è molto ricco, mentre l'S3 è molto meno ricco, eccetera. Quindi sono proprio due tesi completamente di quei trattamenti completamente differenti. Come controllo erano piante allevate in normale terriccio. Sono stati prelevati questi tre prelievi in giugno, ottobre 2010 e aprile 2011. Per ogni prelievo vedete il numero di campioni che sono stati analizzati, oltre che i dati biometrici e i dati fisiologici di cui vi parlavo prima. Questa è la situazione dell'indice di polimorfismo rispetto al controllo. Dando il controllo uguale a zero, il numero di bande del DNA che noi abbiamo visto muoversi. E la cosa interessante è che vedete il controllo è trattamento estremo in azzurro e trattamento estremo in rosso. Ci sono delle differenze che sono significative a livello delle foglie amicane, mentre non lo sono delle foglie amicane o delle foglie basali. E anche questo è una cosa che mi interessa, perché questo vuol dire che le piante durante lo sviluppo, soprattutto quando le foglie sono più giovani, sono quelle che hanno una più rapida emissione del DNA e quindi tendono a sopperire alle modifiche eventualmente introdotte. Le foglie amicane dovrebbero essere quelle che presentano una maggiore variabilità, ma in questo caso non lo si è visto, e questo è un dato che secondo me andrebbe approfondito, perché infatti le foglie mediane invece presentano una differenza altamente significativa. Per quanto riguarda invece la raccolta dell'ottobre del 2010, come vedete si è venuta a trovare questa situazione, che sono le foglie basali che invece presentano una maggiore differenza, ma una maggiore differenza rispetto al controllo, ma anche tra il trattamento. Ricordiamoci che noi stiamo lavorando facendo un confronto con il trattamento. Dove l'hai preso? Al riguardo invece delle differenze percentuali di concentrazione degli elementi
rispetto sempre al controllo, noterete che la base parte di questi valori, che sono, ripeto, differenze percentuali, sono tutte negative. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che paradossalmente le piante coltivate nel controllo presentavano più elementi le pesanti, ripeto, di quelli in tutto scelto più uno, cromo, carbonio e arsenico, rispetto quelle sottoposte a stress. Quello che potrebbe sembrare un paradosso non lo è, perché la pianta stressata a questo punto comincia ad escludere da sé i metalli. Quindi stiamo dicendo che la fitirea non può essere utilizzata come specie per il fitorisanamento, perché non accumula né nelle foglie basali, né nelle piante, né nelle apicali, ma anzi tende ad escludere questi elementi. Stesso vedete per quanto riguarda il substrato S3, la situazione è pressoché la stessa. Se vedete, credo che, non so se qui più da lontano riesco a vedere, che la scala è rimasta praticamente la stessa, quindi si può tentare anche di avere un'idea di quello che è successo con l'altro substrato. L'oleandro invece presenta un indice di polimorfismo maggiormente più elevato. Notate, ripeto, forse chi è lontano non riesce a vedere, ma siamo con un indice di polimorfismo che arriva a 7, mentre prima arrivavamo a 4. Quindi già di per sé ha un indice di polimorfismo che è quasi il doppio. E questa è la situazione del prelievo dell'ottobre. Ancora una volta è arrivato a 7. Questa è invece la situazione della differenza percentuale di concentrazione. Per la prima volta notate un istogramma che va in senso positivo e riguarda esclusivamente un metallo, il cromo. Ce lo riproveremo un'altra volta, e questo è una cosa che ha un campanello di allarme, come si dice. Invece sul substrato S3, di nuovo substrato che stressa di più, noi vediamo che ancora una volta rispetto al controllo le piante tendono ad escludere di più. Quindi noi possiamo discutere brevemente. Dico brevemente, mi spiace, ma torno a ripetere, noi faremo un lavoro in cui applicheremo una statistica differente, non giusto studio per cose di questo genere, applicheremo una statistica basata sullo studio della componente principale, l'analisi della componente principale, perché il numero di dati è elevatissimo. Tra l'altro, se li riusciamo ad integrare con quelli che vengono da Bari, avremo a questo punto una sorta di universo, un pool di variabili che potranno essere studiate tutte quante assieme. Quindi quello che esce fuori è che la filirea, il substrato S3 influenza negativamente sulla crescita delle piante, però aumentandone quindi l'indice di polimorfismo, ma per questo avviene per motivi nutrizionali, non per fatti intrinseci della pianta. E i dati dell'olionoma mostrano un minor accumulo di ioni nella S3. Nell'oleandro vediamo che reagisce meglio della filirea, quindi tra i due la filirea sembrerebbe, dobbiamo ancora una volta provare a ripetere, prendere tutti i dati assieme, essere migliore. Voglio dire che queste piante erano state poi lasciate così, nella loro naturalità, non sono state allevate, non è stato fatto nessun trattamento, e forse hanno in parte anche risentito di questo tipo di ambiente, però l'altra parte è quello che normalmente avviene quando noi teniamo una pianta in un giardino, in una aiuola, eccetera. Scusatemi, andiamo avanti. Andiamo a Bagheria. A Bagheria la situazione è stata questa: abbiamo lavorato ancora una volta con i prelievi, giugno, ottobre, aprile, abbiamo fatto prelievi quasi contemporanei nelle due sedi. Come vedete, il controllo era dato da piante allevate nell'istituto proprio di Bagheria. Questa è la situazione dell'indice di polimorfismo del finocchio marino. Vedete che aveva 4,5 solamente come valore, quindi ricordiamoci i valori che avevamo messo prima di 7, eccetera, e ci sono differenze significative. E la cosa interessante è che a giugno questa pianta, il Trichium, ha presentato tutti i valori positivi, cioè ha assorbito di più elementi pesanti. Ripeto, ancora una volta ci siamo soffermati solo su questi 4, non su 21, quindi ci può essere dei casi differenti da quelli che qui esprimo per altri elementi, ma soprattutto per questi c'è stata una forte, soprattutto per quanto riguarda le foglie mediane. Ancora una volta sembra strano, le foglie mediane accumulano di più, però questa cosa si è completamente ribaltata quando andiamo ad ottobre. Vedete che tutti gli
istogrammi tornano ad essere negativi. Che succede tra giugno e ottobre? La pianta subisce lo stress dell'estate, cominciano a cambiare le condizioni climatiche e in più, per quanto riguarda il discorso del controllo, tenete presente che queste piante erano allevate in una aiuola cittadina e le piante, prima di fare l'analisi, non sono state lavate. Quindi noi abbiamo anche rilevato quelle che erano le polveri presenti sulla pianta stessa. Ma ci interessa proprio avere ancora una volta un dato globale. L'albione, invece, presenta, non vi fate fuorviare da queste barre che sembrano molto più basse, infatti non sono significative, ma perché il numero di bande è differente, ma la loro posizione anche è differente, per cui non risultano significative nell'analisi statistica. E vediamo quello che succede alla Limione in giugno per quanto concerne, ancora una volta, anche qui vedete sono tutti dati positivi, quello negativo è solamente quello dell'arsenico ed è, non è neanche molto, molto elevato. Ed ecco che ad ottobre ci ritroviamo in una situazione che ci ricorda quella del Bitboom, in cui solamente il cromo, torna di nuovo il cromo, è positivo, quindi la pianta l'ha assunta di più, mentre rispetto al controllo tutti gli elementi sono apparsi molto meno rappresentati. Quindi che cosa possiamo dire? Che il Bitboom risulta poco adatto all'impiego come pianta a copertura verde, soprattutto per quel discorso che facevamo noi di ufficio di sanamento ed eventualmente di biomonitoraggio, anche se produce un elevato indice di genotossicità, mentre la Limione mostra di adattarsi in maniera efficiente rispetto all'ambiente. Io sono stato nei tempi, sono sforato di 1 minuto e 15 secondi, però no, io ho il cronometro, quindi però volevo solamente dire una cosa, io voglio ringraziare molto i colleghi, soprattutto i giovani colleghi di Bagheria, non per questo non voglio sottrarmi al fatto sui miei capelli bianchi che sono il più anziano di tutti, ma ai colleghi di Bagheria e di Pari per il loro aiuto e per la collaborazione. Però io voglio sottolineare una cosa, questi dati, come giustamente dicevi, non devono rimanere nel cassetto. Non devono rimanere nel cassetto e io reputo che ancorché siano due sperimentazioni fatte in luoghi differenti, con delle anche piante sono completamente differenti da questo punto di vista, quindi possiamo sperare di non avere una dimensione delle due, però dobbiamo comprovare i dati e un suggerimento che io mi sento di dare, perché Bagheria potrebbe diventarlo, essere un centro di raccolta di questi dati, fare una banca dati che stia presente nell'Istituto della Bagheria, perché alla fine questo è un progetto che è gestito, coordinato, consente dall'Istituto di Bagheria, sarebbe anche utile e opportuno che fatte salve le proprietà intellettuali, bla 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 bla, ma Bagheria con le competenze che avete, altre si possono acquisire, potete generare una banca dati che raccolga tutti questi dati che possono poi essere messi a disposizione in futuro anche per la comunità scientifica. E vi ringrazio.